Ok, possiamo andare avanti con un altro video. Oppure no? Abbiamo il timer. Sì, facciamo. Avanzare rapidamente il ricordo Amasiaf. Usare le scale è un metodo socialmente accettabile per raggiungere un tetto. Arrampicarsi sugli edifici non lo è. Grazie, Capitano Ovvio, grazie, avevo bisogno di questa affermazione utilissima. Vieni, Altair. Dammi notizie dei tuoi progressi. Ho fatto quanto mi avete chiesto. Bene, bene. Sento che i tuoi pensieri sono altrove. Apri il tuo cuore. Ogni uomo che mi mandate a uccidere mi rivolge parole criptiche. Ogni volta vengo da voi in cerca di risposte. E ogni volta ottengo solo enigmi. Ma ora basta. Chi sei tu per dire basta? Sono l'artefice degli omicidi. Se volete che continui, per una volta dovrete parlare chiaro. Misura le parole, ragazzo. Non mi piace il tuo tono. E a me non piacciono i vostri raggiri. Ti ho offerto l'occasione di riacquistare l'onore perduto. Non perduto, strappato da voi. E poi mi avete mandato a riprenderlo come se fossi un cane da riporto. Pare che dovrò trovare un altro. Peccato, avete mostrato un grande potenziale. Credo che se ci fosse un altro lo avreste impiegato da tempo. Avete detto che otterrò risposta alla mia domanda quando non avrò più bisogno di chiedere. Quindi non chiedo, esigo che mi diciate che cosa lega quegli uomini. Ciò che dici è vero. Quegli uomini sono legati da un patto di sangue non dissimile al nostro. Chi sono? Non nobis, domine, non nobis. Templari. Ora capisci la vera influenza di Roberto di Sable. Tutti quegli uomini, governatori di città, comandanti di eserciti. Hanno tutti giurato fedeltà alla sua causa. Il loro operato non va considerato singolarmente, ma nell'insieme. Che cosa vogliono? La conquista. Vogliono la Terra Santa non nel nome di Dio, ma bensì per se stessi. E Riccardo, Salah al-Din. Chiunque si opponga ai Templari verrà eliminato. Sta certo che dispongono dei mezzi per farlo. Allora devono essere fermati. E questo è il fine del nostro lavoro, Altair. Per garantirci un futuro libero da cose simili. Perché mi avete nascosto la verità? Perché tu squarciassi il velo da solo. Come in ogni incarico, la conoscenza precede l'azione. Ciò che si apprende da soli è più prezioso di ciò che veniamo a sapere. Tra l'altro, la tua recente condotta non aveva ispirato molta fiducia. Ma io affanculo, Mualim. Altair, la tua missione non è... Amicizia. Muta solo il contesto nel quale la percepisci. Ora che ne sono consapevole, potrò capire meglio i Templari che restano. C'è qualcos'altro che desideri sapere? Che ne è stato del tesoro che Malik ha recuperato nel Tempio? Roberto sembrava bramoso di riaverlo. Col tempo, Altair, tutto apparirà chiaro. Come hai scoperto il ruolo dei Templari, così sarà per la natura del tesoro. Per ora ti conforti il fatto che non è in mano loro, ma nelle nostre. Se ciò è il vostro volere. Lo è. Hai riacquistato un altro rango. Riprenditi l'arma. Usala per portare onore alla confraternita. Altair, prima che tu vada. Sì? Come sapevi che non ti avrei ucciso? A dire il vero, maestro, non lo sapevo. Ho avuto fede. Sincronia DNA aumentata. Ok, parla con il capo nella dimora di usare MSI, manca solo questo. Posso avere un viaggetto rapido? No, non gli piaceva l'idea. C'è di nuovo quello fuori ad attendere, vero? No, non c'è. Grande. Meraviglioso. Ma se io facessi questo, per capire lo stato della batteria del pad, perché non volevo che lo cadesse, però posso muovermi così, farlo liberamente, è meraviglioso.
Posso tornare a vivere con il controller. È stupendo. Tutto ciò è stupendo. Comunque. Niente. Comunque niente. Ritorniamo lì. E poi andiamo direttamente a Gerusalemme. Per l'ultimo del blocco di memoria. Poi manca il blocco di memoria 5, il 6 e se non sbaglio quello finale. Le sequenze, ok. Mancano poi le sequenze. E nulla. Cavallo nero. Vai Altair. Siamo tutti con te. E nulla. Io spero davvero di farci mollare qualche studio quest'estate, perché se riesco vi porto un sacco di robetta figa. Ma la vedo complessa. La vedo complessa. Comincio a sentire calduccio anche, perché l'aria non arriva così tanto. Anzi, ne arriva pochino. Gerusalemme. Quando hai terminato i pugnali, riforniscici tornando a Masyaf o borseggiando dei malviventi. Va bene. Non che li usi i pugnali, però. Grazie per l'informazione. Vabbè, fai con calma. Credo che non ho fretta, però. Minimo. No, eh. Vabbè, attendo. Grazie. Andiamo. C'è un quantitativo di persone impressionante. Posso già in città col cavallo? Posso? No, non posso. No, 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 via. No, via, non posso, bastava dire no. Bastava dire no. Non è necessario tutto questo. Ok, via. Arrivederci. Come presentarsi bene in una città. Stavolta ascolto però dove mi dice di andare, invece che cazzeggiare come al solito. No, 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 andai. Ottimo. Hanno smesso di cagare il cazzo? Non hanno smesso di cagare il cazzo. E sono solo entrato in maniera irrequieta, mi sembra esagerato tutto questo. Ho di meglio da fare. Sono d'accordo. Vai. La domanda delle domande, quante bandiere avrebbe preso Giuseppe? Poche? Molto poche? Immagino pochissime. Arrivederci. No, 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 devi stare fermissimo. Che culo. E le leggi della fisica, cioè, farsi fotte. Una cosa del genere. Ok. Salute e pace, Malik. Vorrei che la città possedesse entrambi. Perché mi disturbi questo? Al Molim ha marchiato a morte Majid Adin. Che cosa sai dirmi di lui?
L'assenza di Salah al-Din ha privato la città di una vera e propria guida. E Majid al-Din si è attribuito da sé questo ruolo. Ottiene ciò che vuole con la paura e l'intimidazione. Il suo titolo non ha alcuna legittimità. Oggi questo finirà. Fai presto a parlare. Non si tratta di uno schiavista qualunque. Egli governa Gerusalemme e perciò è ben protetto. Ti suggerisco di pianificare l'attacco con cura. Vai a conoscere meglio la tua preda. Col tuo aiuto lo farò. Dove mi consigli di iniziare? Che c'è? Mi stai chiedendo assistenza invece di pretenderla? Mi stupisci. Parla dunque. Come vuoi. Ecco dove cercherai. Prima a sud-est, vicino alla moschea. Dopodiché recati a sud. Ci sono due luoghi che troverai interessanti. Uno è la chiesa più meridionale, l'altro sono le strade attorno a una sinagoga. Grazie dei consigli, dai. Non rovinare tutto. Quindi ha detto sud e sud-est. Quindi sud e sud-est. Aspetta, proviamo qua. Dovrebbe essere questa sud-est, no? Non mi ricordo se est è destra o sinistra. Ho un problema con i punti cardinali. Fai lo scout, non è servito a cazzo. Ho un senso dell'orientamento non incredibile, ecco. Quella è una bandiera. Ah, la prenderò. O magari no. Ok. 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 No. E sembra eccessivo. Via, no. Avrei detto che appati. Bene, grazie lo stesso. Scusate per il lutino. Tutto questo per una bandiera e anche per capire quante poche ne ho preso. 7 su 100, nemmeno un decimo, nemmeno un decimo. Tristissimo, veramente tristissimo. Direi che è il momento di rimediare. Ok, questa era una delle zone. Se non ricordo male, o serve ora o serve in futuro. Però mi ricordo che serve, questo sì. Ok. Mi sembra eccessivo. Perché dovrei fare del male a qualcuno? Io improvviso. Ottimo. È lassù che devo andare. Ok. No? Vai. Ma la connessione va? Perché ho paurissimo. Scusatemi un attimo, no, non è abbastanza sud a quanto pare. Scusatemi un attimo, ma c'è una cosa nel PC e non capisco che cos'è. Non so se si è buggato. Transizione in scena. Ma che cazzo è? È roba di OBS. Ah, vai a far culo. Pensavo si fosse buggato. Mettiti a posto. No, così si rimettono a posto. Sì. Ok.
Non si è bloccato niente, meraviglioso. Direi sud-est, quindi tipo qua. E allora sì, serve più in seguito questa zona. O forse mi sto confondendo con Assassin's Creed Revelations, perché c'è una zona simile in Assassin's Creed Revelations. No. Ok, devi andare avanti però. Ok. Vabbè, ascolta, vado a piedi. Faccio prima e vado a piedi. Non so dove scalare. Vabbè, torno da qua. Tanto che non vi piace che io cammini lì. Arrivederci e grazie. Ok. So. Vai al Tahir. Sì, tutti noi. Io devo cercare quello che potrebbe essere un punto d'osservazione. Ma è giapponese questo? O qualche lingua asiatica? Lì. Questa. Affinché questi atti barbarici siano vendicati. Ok, no. Pregate che Dio, lode e gloria a lui, ci favorisca e ci conceda la vittoria. No, non è lui. Un obiettivo. Anche se in realtà sembra vecchio. Sì, è un punto. Se non ricordo male un punto. Sì. Due borseggi tra l'altro, borseggiamenti. Ottimo. Dicono che mi avete mandato a chiamare. Majid al-Din ha fissato un'altra esecuzione oggi. Dobbiamo assicurarci che tutto finisce. Sono al vostro servizio. Porta i documenti che ti ho dato al tuo signore. In questo modo saprà sempre dove sono i miei uomini. E fa in fretta. Non possiamo concederci ritardi. Non ce ne saranno, avete la mia parola. C'è altro? Assassini. Abbiamo ragione di credere che si siano infiltrati in città. Majid al-Din teme per la propria vita. A dire il vero non lo biasimo. Un uomo nella sua posizione ha molti nemici. I vostri uomini sapranno proteggerlo. Volessi. Ok. Dai, arrivederci. Andiamo a posteggiarne un altro. Vediamo se troviamo qualcos'altro nel frattempo, ma no, perché è qui. Quindi nemmeno il tempo. Hai visto l'ordine? Vuole che ripariamo un palco per un'altra esecuzione. Oggi. È quello sul fianco ovest del Tempio di Salomone. Ci stavo andando proprio ora. Quante morti. Se il nostro vero signore potesse tornare e portare un po' di giustizia in questa città. Già, e non quel ridicolo Majid al-Din a pavoneggiarsi davanti a noi. Come? Come siamo giunti a tanto? Tutti i reggenti di Salah al-Din hanno incontrato una fine prematura. E ora il titolo passa a lui. A lui, che un tempo era nient'altro che lo scriba dell'emiro. Che coincidenza.
Non mi sorprenderebbe sapere che c'era lui dietro a quegli incidenti. Shh. Se le guardie ci sentono, saremo accusati di tradimento e giustiziati sullo stesso palco che dobbiamo riparare. Coraggio, torniamo al lavoro. Ok. Io mi mimetizzo, sono un monaco. Ottimo, arrivederci. Qui c'è altro? Altro, c'è qualcosa? Copiata una mappa per l'esecuzione, se non ho letto male, ok. È qualcosa, non si butta via niente. Aspetta, bandiera. Raccogli tutto. 8 su 100 che uccidi Gerusalemme. Ok. Girati. C'è qua il punto. Sì. Non avanzare oltre, levati di turno. Ma te che devi stare tranquillo. Mi sto per lanciare. Ne ho due puntati addosso. Non avanzare oltre, vattene. Minchia, per un attimo, dai. Ok. Ok. No, non puoi. Ciao. Ok. È un templare, ok. Beh, sì. Ok, posso scegliere se interrogatorio o informatore. Andiamo con un interrogatorio. Informatorio hanno un timer e non mi... E mi dà fastidio. Glorioso e misericordioso. Infrangerla e mancare di rispetto a lui. Non esiste peccato maggiore. Magidaddi comprende. Egli s'adopera per eliminare i malvagi tra noi affinché noi possiamo vivere nel giusto. Che male c'è a fare i loro nomi? Quelli tra voi che sfidano la legge. Non siamo nulla senza la nostra fede, senza le sue regole e indicazioni. Sfidarla significa sfidare colui che ci guida. Questa condotta non può essere tollerata. Ok. Sono un monaco. Non puoi picchiarmi. Sono un monaco. Che fai? Picchi un monaco. Non è adeguato. Vai in un posto isolato adesso, dai. Non è abbastanza isolato. Anche se potrei non avere altre occasioni. Ok. Via. No, qui è una cosa, questa è una piazza. Non va bene. Vai in un posto normale. L'amor di Dio. Minchia, ho rotto il cazzo. Gli sfondo di colpi. Ok. Direi che qua è perfetto. Tutto si gira da questo lato, cosa che non sembra fare. No, è girato dall'altro. Ok. Non volevo questo. Monaco.
Monaco, Monaco. Ok. No, devi stare tranquillissimo. Ok. Aia. Ok. Aia. Aia. Via. Vado, scappo. Respiro ancora. Dunque non è la mia vita che vuoi. Non ancora. Di che si tratta? Conoscete bene Majidaddin? Meglio di altri. Mi pare un po' troppo rigoroso. La legge conta davvero così tanto per lui? Tu che cosa pensi? Penso che nasconda qualcosa. E che mi direte di che si tratta? È una copertura. Tutta. Quelli come me devono spaventare. Riempire la gente di paura. Quelli che uccide non sono criminali, ma sono comunque pericolosi. Pericolosi per chi? Per i suoi piani. Per i loro piani. Sì, parla di altri. Quelli con cui lavora. Per cui lavora, forse. Non so bene. Ma hanno bisogno della città. Il suo controllo conta molto per loro. Perché? Dovrai chiederlo a lui. Assisti a una delle sue esecuzioni. È allora che diventa più loquace. Si rivolge alla folla con le mani lorde di sangue. Allora abbiamo finito. Monaco? Funziona? Majidaddin ha deciso di governare Gerusalemme col terrore. Non sono d'accordo. Ok. Ok. Ok, no. Infedele, arrivederci. Via. Su. Su. Qui c'è un altro punto d'osservazione, ottimo. Non lo prenderò adesso, ma anche se ci sono. Ma perché no? Vediamo. L'ho trovato! È qui! Ti prenderò! Ho impegno. Ok. 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 Vabbè, ci avevo messo un pochino di più, eh. Ah, forse è per quello che... che ho ricevuto il punto di sincronia extra. Avevo completato uno degli obiettivi, forse. Non avrebbe senso. Anche perché se no non me lo spiego l'aumento. Ok. Vai. Allora, novizio? Non sono un novizio. L'abilità di un uomo si giudica dalle sue azioni, non dai segni sulla sua veste. Possiamo punzecchiarci o svolgere l'incarico. Decidi tu. Parla, ordunque. Il reggente Majidaddin svolge una pubblica esecuzione notturna. Sarà scortato, ma niente che io non possa gestire. So cosa fare. Ed è per questo che resti un novizio ai miei occhi. Non puoi sapere tutto. Solo presumere. Devi aspettarti di avere torto. Di aver ignorato qualcosa. Capacità di previsione, alta. Quante volte devo ricordartelo? Come vuoi. Abbiamo finito? Non ancora. C'è un'altra cosa. Uno dei condannati a morte è un fratello. Uno di noi. Al-Mu'alim vuole che sia salvato. Non preoccuparti del recupero. Ci penseranno i miei uomini. Ma devi impedire che Majidaddin lo uccida. Non gliene darò l'occasione. Me lo auguro.
Devi dirmi altro? No, ok. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Ok. Si avvicina al limite ovest del Tempio di Salomone. Ok. Quindi lontano, anni luce? No, aspetta, leva il bersaglio. Ok. Dammelo il... Ah, ok, sì, cioè... Beh, non era così tanto distante. Come pensavo. Ok. Ok, via. Minchia, io la bilo per... Vabbè, ne ho perso solo due, anche volendo. Ok. Vabbè, non mi volevi in mezzo, bastava dirlo subito. Ok. Fanculo. Spaventato a morte per il timer. Ok. Ok. Un attimo, è che... Ok, prossima parte.